Bene, bene, rieccoci. Allora, ci eravamo lasciati con le parole di Gravina, che le ripropongo anche qui per chi non le avesse viste, lette le parole di Gravina su tutta la vicenda arbitrale, o meglio, quella che è nata ieri con l'indiscrezione della stampa, secondo la quale Danilo Rossato avrebbe chiesto il commissariamento dell'Associazione Italiana Arbitri, non si è mai permesso, dice Gravina, ha solo evidenziato legittimamente un'insicurezza nell'arbitrare certe partite perché puntualmente il conflitto di politica interna all'associazione genera tensioni che ricadono sugli arbitri. Mamma Parole molto mia. forti, parole molto nette, chiare, incisive, se vogliamo. Angelo Bonfrisco, ciao. Ciao Michael, buona serata a tutti. Ciao. Ha evidenziato legittimamente un'insicurezza nell'arbitrare certe partite perché puntualmente il conflitto di politica interna all'associazione genera tensioni che ricadono sugli arbitri. Come possiamo o dobbiamo interpretare queste frasi, Angelo? Insomma, sono non pesanti, pesantissime, perché oltretutto denunciate da quello che secondo me è il numero uno degli arbitri, no? È il fiore all'occhiello del gruppo dei 47 arbitri che abbiamo in Sì. organico di Serie A e Serie B. E con il seguito degli internazionali, questa chiacchierata fatta direttamente col presidente della federazione. Evidentemente perché sta cadendo il concetto fondamentale dell'AIA, di quando arbitravo io, cioè il concetto di squadra, il fatto di andare ad arbitrare una partita con un gruppo coeso, con un unico scopo, quello di arbitrare bene, di applicare il regolamento e di dare un servizio ottimale alle società. Questo oggi viene un po' a mancare e la denuncia parte dall'interno. Perché sembra che quella che è la gestione politica, e allora che cos'è la gestione politica degli arbitri? È Sì. la raccolta dei voti dal punto di vista dei presidenti di sezione, dei loro delegati, che portano poi all'andare a decidere chi sarà il presidente dell'AIA, che di conseguenza poi nomina gli organi tecnici. Se la politica prevale sul patto tecnico, secondo me rischia di essere veramente la rovina del quadro arbitrale. Ma scusami Angelo se ti Sì, interrompo, arrivando sì. in soldoni, in parole povere, l'insicurezza che denuncia Orsato nell'arbitrare certe partite, noi per certe partite intendiamo le partite quelle Quelle toste, di cartello. importanti, di Sì, ma cartello. No, ma allora. questa insicurezza da cosa è data? Da un rapporto che viene meno tra due figure contrapposte in questa votazione, come l'hai chiamata tu? Sì, allora praticamente se la squadra non è coesa ma è rappresentata da diverse linee politiche, il rischio è che quando si va a prendere le decisioni tecniche cade la fiducia nel Quello che dicevo prima. gruppo che invece ti dovrebbe sostenere. E questo dal punto Certo. di vista tecnico sarebbe una cosa gravissima. Ma Certo. ripeto, ma non parliamo solo della Serie A, parliamo della crescita degli arbitri dalla sezione fino alla Serie A. La Serie A sicuramente noi la seguiamo per importanza, per business, per i media, ma ci sono 30.000 arbitri che partono dai giovanissimi e che se non hanno un riferimento certo, se si accorgono che non c'è trasparenza e che non vengono valutati per la meritocrazia, ma semplicemente per un discorso politico, è la rovina dell'AIA. Oggi siamo Certo. arrivati a questo punto, la denuncia di Orsato è questa. E secondo me è un momento epocale dove bisogna fare qualcosa di molto importante e si sta pensando, credo, anche di entrare nella testa di Daniele Orsato, di cambiare il metodo, no? Politico di elezione del presidente, per far sì che sia più democratico, che sia meno clientelare, perché capite che se io devo raccogliere i voti in cambio di una protezione del mio arbitro, la meritocrazia, sapete dove va? Va nel nulla. Ma certo. E vi faccio solo un piccolo esempio. Sì, poi abbiamo Mauro Suma. Negli ultimi 15 anni, Sì. no? A parte Orsato, a parte i due ragazzi lombardi, Colombo e Sozza, che secondo me sono bravissimi. Como e Seregno. Esatto, e siamo anche contenti perché oltretutto sono lombardi.
Certo. E poi gli altri internazionali, Doveri, Massa, eccetera, eccetera, che seguono. Ma dei 47 arbitri, Rocchi ne sta utilizzando pochissimi. La sensazione è che dall'interno si dica che qualcuno di questi arbitri non doveva neanche arrivare lì. E certo, allora questo diventa grave ed è la prova che la gestione politica sta prevalendo su quella tecnica. Orsato cosa dice oggi? In visione di una futura figura dirigenziale, dice: io a questo gioco politico non ci sto, se volete, e io sono qui, e io credo che lui sarà disponibilissimo, ma sarà anche una logica conseguenza della sua attività, lui e Rocchi dovrebbero ribaltare tutto e risistemare l'AIA partendo con un progetto serio che non sia questa barzelletta della politica clientelare, ma che sia il merito degli arbitri, e quelli bravi vanno avanti, quelli meno bravi restano al palo. Cioè, come parole, con Rocchi presidente dell'AIA e Orsato disegnatore. Certo, questo l'abbiamo. In poche parole. La visione futura potrebbe essere questa, sicuramente. Mauro Suma, ma flash. Io volevo chiederti questo, Angelo. Le dichiarazioni del presidente federale sono poche, ma si prestano a molte interpretazioni, alcune abbiamo già provato a farle. Ma più le leggo, ma quando il presidente federale dice... Orsato mi ha segnalato legittimamente, non so se le abbiamo un attimo. Sì, eccole. Ecco, dice, ha evidenziato legittimamente un'insicurezza, conflitto di politica interna. Ma quindi a me sembra di capire, Angelo, che il presidente federale sia d'accordo sul fatto che ci sono troppe tensioni politiche dentro il mondo arbitrale. Cioè mi sembra una dichiarazione di appoggio a Orsato questa. Bravo Mauro, assolutamente, ma questo ti fa capire quanto è grave la situazione. Certo. E quanto c'è la volontà insieme col presidente federale, io credo in questo momento Orsato e Rocchi siano le due persone, diciamo, più indicate, no? Per storia, per esperienza, per quello che hanno dimostrato, che stanno dimostrando, che evidentemente c'è questo progetto nel sottosuolo dell'AIA che va cambiato, che è anni che va avanti e che non va bene, che produce gli Abbattista della situazione. Voi avete sentito le dichiarazioni di Abbattista, cioè a parte, io sono un osservatore esterno, ma Abbattista era uno che faceva parte del gruppo. Certo. Cioè, quindi, e probabilmente ce ne saranno altri. Allora, certo. Io dico, ma è il caso di andare avanti e distruggere quella che è una branchia importantissima della Federazione Italiana Gioco Calcio, cioè gli arbitri? No, anche perché Angelo, consentimi, hanno già distrutto quasi la credibilità e quindi ci sono sempre più, purtroppo, più discorsi e più dubbi, ecco. Angelo, allora, la denuncia di Orsato è proprio questa. Certo. Io ci sto, voglio lavorare, sono a disposizione, ma bisogna recuperare la credibilità. Perfetto. Assolutamente sì. Angelo, sei stato preziosissimo, grazie mille, buona serata. A voi, buona serata, un abbraccio. Grazie ad Angelo Bonfrisco. Ci siamo accesi subito per delle parole di Gravina, e non è l'unico che ha parlato oggi e che ci farà accendere ulteriormente. A tra poco. E allora, i fatti del giorno ci portano sempre lì, al caso Acerbi Juan Jesus, risolto, non risolto, sentenziato, ma ancora di sicuro non digerito da più parti, anche dalla critica. E partiamo da un articolo che è emerso oggi dalla Gazzetta dello Sport, dal quale ha preso spunto Roberto Calenda, che è il procuratore di Juan Jesus, dove sostanzialmente la Gazzetta dello Sport tracciava un po' la cronistoria di quanto accaduto, evidenziando anche delle differenze di trattamento da parte dei diretti interessati, ovvero Acerbi e Juan Jesus, sul caso. È intervenuto, e noi lo abbiamo estrapolato i concetti, anche perché non mi sembrava da parte mia elegante fedelmente riportare quella che è stata una critica a un quotidiano e alla sua dipendente, alla nostra collega, di cui non ricordo il nome, comunque, che ha firmato il pezzo. Fatto sta che l'agente di Juan Jesus, Roberto Calenda, ha tracciato questi punti cardinali, che è un po' il punto di vista di Calenda, che va a unirsi anche alla versione di ieri di Juan Jesus. Senza avvocato, dice Roberto Calenda, e tra poco avremo anche Luca Paladini con noi, perché essendo teste persona offesa, non è prevista la presenza di alcun legale.
lo stesso ufficio che lo aveva convocato aveva precisato questo aspetto. Calenda risponde a un punto della Gazzetta dello Sport che sottolineava quanto Juan Jesus non si fosse neanche presentato con un avvocato, a differenza di Acerbi che aveva con sé l'avvocato dell'Inter Capellini e il direttore Marotta. Generale amministratore delegato Marotta. Juan Jesus ha dato il suo contributo alle investigazioni, raccontando quanto successo e depositando anche un filmato, senza doversi affannare a cercare un compagno che potesse confermare quello che è chiaramente accaduto. Tutto cercare e confermare, fra virgolette. Cercare e confermare perché viene riportato dal pezzo della Gazzetta dello Sport. Aggiunge il procuratore di Juan Jesus. Juan Jesus capisce perfettamente l'italiano, sa leggere un verbale di dichiarazione, non è un ingenuo né uno sprovveduto. Si faceva riferimento nell'articolo della Gazzetta dello Sport al fatto che l'assenza di dirigenti o avvocati legali al suo fianco nel corso dell'audizione avrebbe portato Juan Jesus a firmare una... Adesso in termini legali, avvocato, tu mi puoi aiutare. Ma lui ha rilasciato delle sommarie dichiarazioni testimoniali. Ma, che vengono riportate che sul vengono documento. Riportate sul verbale. Sul verbale. Sul verbale. Un verbale di SIT. Esatto. Ma lui era sicuramente... Cioè, però Calenda ha totalmente ragione. La persona offesa non va con l'avvocato. È l'imputato che deve andare con l'avvocato. E qui arriviamo ad altri due punti che secondo me accendono la discussione. Cioè, l'articolo effettivamente... Perché mai sia stata necessaria ad Acerbi una fitta preparazione di una settimana per studiare la migliore strategia difensiva, se era così evidente l'assenza della discriminazione? La giornalista della Gazzetta dello Sport rivela che le ore che hanno preceduto il colloquio con Chinè, Acerbi ne abbia passate parecchie di queste a discutere con l'avvocato Capellini la migliore strategia possibile da adoperare davanti e in caso di confronto e di fronte al procuratore generale. Mi sarei piuttosto interrogato, chiude Roberto Calenda, su quali prove abbia portato Acerbi, oltre alla sua interpretazione delle parole rivolte a Juan Jesus. Perché si è detto, e nessuno lo ha smentito, che Acerbi avrebbe portato delle memorie difensive ulteriori a suo favore sull'accaduto. Lascio prima il termine legalese a te, avvocato. Allora, le considerazioni che fa Roberto Calenda sono tutte corrette, tutte. Sì. Ad eccezione di quella relativa al fatto che ci è voluto tempo per discutere, per studiare la strategia difensiva, perché quello è un diritto legittimo della persona incolpata di studiare per quanto tempo gli è concesso dal codice e dalle autorità quello che andrà a dire, né, attenzione, la persona incolpata ha l'obbligo di dire la verità, ha l'obbligo di sostenere la propria tesi difensiva. Certo. Quindi queste considerazioni sono tutte corrette, da parte di Calenda tranne quella. Per quanto riguarda l'avvocato, giustamente la persona offesa non ha bisogno di andare con l'avvocato, perché l'avvocato difensore serve a chi deve difendersi, non a chi non deve difendersi. In questo caso è stato corretto, secondo me è molto anche opportuno che lui non sia andato... Tu fossi stato il legale di Juan Jesus, l'avresti mandato da solo, tra virgolette, davanti a... Io, allora, non so che tipo di convocazione ha ricevuto Juan Jesus, ma ritengo che se lo trasliamo in un procedimento penale... L'avvocato di Juan Jesus non avrebbe proprio potuto andare con l'avvocato, perché un testimone non va con l'avvocato dall'autorità giudiziaria, va da solo perché deve dire genuinamente quello che è successo. Esatto. Quindi è proprio una questione, mentre Acerbi è obbligato ad andare con l'avvocato, Juan Jesus non può andare con l'avvocato. Quindi è stato un errore quello che ha scritto la Gazzetta, salvo che nell'ambito del procedimento sportivo, ma lo escludo abbastanza, possa essere possibile che anche la persona offesa vada con l'avvocato. Io non capisco cosa c'è andato a fare anche Marotta invece, perché Marotta sicuramente era una figura che non c'entrava nulla con quell'interrogatorio, perché va l'imputato e va l'avvocato dell'imputato, non, sì. va non va un dirigente della società. Purtroppo il processo sportivo consente tutte queste storture, questi ammorbidimenti quando vogliono, quando invece non vogliono sono molto rigorosi, e quindi hanno fatto partecipare anche Marotta, che comunque averlo lì e non averlo non è uguale, perché comunque un minimo di peso la sua personalità la fa valere. Per quanto riguarda l'ultima considerazione, secondo me è quella più interessante, perché comunque se non perché dal provvedimento risulta che non ci sono prove,
Ok, dal provvedimento risultano che non ci prove sono prove a carico, non ci sono prove a carico e quelle che non si, e quelle a discarico vorrei capire quali siano, perché comunque come non ci sono prove a carico, non, sappiamo che non ci sono state neanche prove a discarico, quindi nelle memorie difensive che Acerbi può aver portato, può aver effettivamente fatto delle considerazioni su quella che è la sua interpretazione personale delle parole dette, ma non può aver portato una testimonianza di un compagno che dice non è vero, ho sentito che gli ha detto sei un amico vero. O cose di questo tipo, pertanto per utilizzare tutti i meme che sono usciti in questo periodo. Trovo anche interessante, e coinvolgo Luca Paladini che ringrazio della sua presenza. Ciao Luca, ben ritrovato. Michael, ciao. Trovo anche interessante la premessa è che la collega della Gazzetta dello Sport tratta un caso molto molto spinoso, ecco, non sono questioni di campo che possiamo talvolta anche alleggerire. Ecco, parliamo di un caso molto, molto serio e la collega appunto rivela quello che vi ho detto poc'anzi, ovvero che Acerbi avrebbe passato molte delle ore precedenti al dibattimento, anzi non è un dibattimento ma è un colloquio, un'interrogazione. Un interrogatorio, ma quello però, Michael, ripeto, scusami se mi ripeto, quello è assolutamente legittimo, però, quella è una considerazione assurda. Però la domanda che fa Calenda, e vorrei una risposta da tutti, a partire da Luca Paladini, Calenda dice, ed è una domanda provocatoria se vogliamo, perché sia mai, lui dice, io l'ho un po' tagliata, ma lui dice, mi sarei chiesto, fossi un giornalista, perché mai sia stata necessaria ad Acerbi una fitta preparazione di una settimana per studiare la migliore strategia difensiva se era così evidente l'assenza della discriminazione. Luca. Guarda, io l'ultima settimana l'ho passata a difendermi da tifosi della mia squadra che non l'ho veduto. Quindi da questo punto di vista mi pongo in una condizione di uno che ha la sentenza e che però si è fatto un'idea di come sono andate le cose, per cui sono convinto che certe cose le abbia dette e al netto però della sentenza, a me cosa che dà estremamente fastidio per come sono io, per come vivo io il calcio, è stata quello che ha generato il tifo e che oggi vale per i turisti. Io oggi faccio molta fatica a leggere le pagine interessanti. Luca, ti interrompo un attimo perché l'audio almeno qui in studio va e viene. Eh sì, anche a me arriva con l'eco. Ah ok, quindi magari adesso perfezioniamo l'audio. Dicevo, e coinvolgo quindi voi in studio, poi anche Massimo Franchi da Torino che vedo molto attento sul tema. La frase che più, Mauro, parto da te. Perché mai sia stata necessaria ad Acerbi una fitta preparazione di una settimana per studiare la migliore strategia difensiva se era così evidente l'assenza della discriminazione è, a mio avviso, magari sbaglio, è un'opinione personale che riporto a voi, è il punto che mi ha colpito di più. È una domanda mirata, ma anche quella quali prove abbia portato Acerbi, cioè allora a questo dibattimento, a questo interrogatorio, come l'avete chiamato voi, come l'ha chiamato l'avvocato Munafò, i due giocatori sono arrivati accompagnati da cosa? Da Juan Jesus, ha fatto il lunedì dopo Internapoli un post molto dettagliato, molto ricco di particolari, molto sofferto. Sull'intervista di Acerbi. Su quello che Acerbi ha detto. Acerbi è arrivato all'interrogatorio, ragazzi, lo diceva anche Paladini poco fa, insomma, io non sono per la criminalizzazione di nessuno, anche perché intuisco caratteri, intuisco cose, Francesco Acerbi l'ho anche conosciuto, so che non voleva far male con le sue parole, ma da come cerca di legare in campo Juan Jesus, dai, ma figurati se sono razzista, sono amico di Thuram, si capisce che sta cercando di conciliare. Sì, sì. No, si capisce, il linguaggio del corpo è quello di, perché se in campo o qui in trasmissione voi mi dite che io ho detto una cosa sconveniente a uno di voi che io non ho mai detto, io mi arrabbio. Non vengo lì a conciliare. Sì. Quindi il giudice sportivo è stato attento alle prove, ma che prova abbiamo che Juan Jesus abbia detto il falso? Nessuna. Questa è la mia domanda. Cioè, la sensazione che abbiamo tutti è che qualcosa sia successo. Io personalmente non sono per la criminalizzazione e il massacro sportivo di Francesco Acerbi.
l'ho sempre detto dal minuto uno e lo ribadisco oggi. Però dico anche che adesso per lui è dura portarsi il peso di questa cosa, perché tutti abbiamo capito che in campo qualcosa è stato detto e che l'ha fatta franca. E lui alla fine, dentro una vicenda in cui la giustizia sportiva ha mostrato uno dei suoi volti, lui non ha ricevuto nessuna sanzione. Io sono per la sanzione, non per il massacro. Questi volti della giustizia sportiva li hanno commentati anche oggi i massimi esperti, o meglio, le massime cariche dello sport e non solo. Sento voi in studio, ma voglio fare un salto a Torino su queste parole di Roberto Calenda a Massimo Franchi, che tra l'altro di procuratori ne ha conosciuti tantissimi. Spero che tu mi senta, perché per 20 minuti io ho mandato messaggi in regia a Milano, il mio microfono era incredibilmente chiuso. Potevo dire anche le parolacce più gravi. Non ne avremmo avuto le prove. Non ne avremmo avuto le prove. Bravo, no, ma mi segnalano che non. Bravo, hai fatto una bellissima battuta, esatto. Mi segnalano che non era chiuso. Ho una squadra. Io comunque intervengo. Ho una squadra preparatissima e bravissima anche in regia. Ok, allora mi spieghi perché. Noi non abbiamo l'occhio. Attenzione, si apre il dibattito. Cosa? Scusami. Mi spieghi perché ho cercato 3 volte di intervenire e non si sentiva il mio audio. È colpa di Michael, e voi lo dico io. Ne parlerà di colpa di Michael, ma non dei nostri tecnici. Siamo come Juan Jesus e Massimo. Io sono nella situazione di Juan Jesus. Massimo, la chiudiamo con una risata. Mastrandrea sentenzierà e Gravina dirà la sua. Facciamo così. No, ma io sono, dicevo, di Calenda, che conosco personalmente. Perfetto, ci siamo parlati varie volte. Allora, lui in passato anche era l'uomo in Italia di Jorge Mendes, non stiamo dicendo un procuratore qualunque, no? Sono d'accordo, no, con l'avvocato Munafò, che ha detto appunto che concorda con quello che ha detto Calenda, salvo l'ultimo dettaglio. No, ma io la domanda che volevo fare all'avvocato è questa. Sì. Ma tu hai detto, caro avvocato, che Juan Jesus, invito Michael, si chiama Juan Jesus, non è facciamo che ti chiedo scusa adesso per Jesus. Tutte le volte che lo pronuncerò male. No, perché peraltro non è ha giocato anche nell'Inter qualche anno fa, no? Massimo. È Juan perché il papà gli ha voluto mettere il nome spagnolo, ma il cognome del papà è lo stesso, è Juan Jesus, Jesus, che vuol dire Gesù. Massimo, Juan Jesus, esatto. Non è il primo Jesus che non è stato creduto nella storia. Bravo, bravissimo, bravissimo. Il papà, spero il di papà non essere stato orgoglioso. Sì. No, non sei stato blasfemo. È orgoglioso il papà di aver noi ci messo siamo un po' tutti affezionati a Juan Jesus, che non l'ha chiamato in particolar modo in queste ore. Ma adesso non mi sembra il momento di ripercorrere la storia di Juan Jesus. Massimo, le tue enciclopedie. No, ma solo per pronunciarlo giusto. Certo. La domanda che volevo fare all'avvocato, prego, è questa. Juan Jesus, tu hai detto è testimone. Scusa, sì, io da profano dico no, è parte lesa. È parte offesa, non è testimone. No, se puoi spiegarcelo, no, grazie. No, è chiaro, è come persona offesa, fino a quando tu non sei costituito parte civile, quindi non chiedi un risarcimento nell'ambito di un processo, tu non hai diritto a presentarti con il testimone a un interrogatorio. Lui viene sentito come persona con l'avvocato. Lui in questo caso è stato sentito proprio come persona informata sui fatti e come testimone. Nell'ambito delle indagini, la persona offesa riveste la qualità di testimone nell'ambito delle indagini. Quindi lui è a tutti tant'è gli effetti nel codice stato di giustizia come sportiva, testimone. Nel codice di giustizia sportiva è riportato a chiare lettere che talvolta basta anche solo la testimonianza della persona offesa. No, lui, ecco, è giusta la precisazione, lui in questa fase lui viene sentito come persona informata sui fatti e testimone. Quindi è un testimone come gli altri. Certo. Perché l'evento che si va a valutare è la condotta antisportiva. Quindi il processo è incentrato sulla condotta antisportiva. Infatti nel dispositivo del giudice sportivo non c'è scritto che mancano i testimoni, ma che sono insufficienti le prove. Non so se abbiamo recuperato Luca Paladini, io lo vedo in postazione. Luca, se vuoi provare a riformulare il pensiero di prima, che ti sentivamo così e così. Sì, adesso sembra. Adesso mi sentite? Io ti sento bene, ti sentiamo bene. Sì. Sì, dicevo che io rispetto alla sentenza ho maturato una idea su come sono le cose
E quello che mi dà fastidio in questi ultimi giorni è leggere alcune pagine di tifosi della mia squadra che stanno accusando Juan Jesus di essere fondamentalmente un mentitore. A me questa cosa dà profondamente fastidio per le cose nelle quali io credo, per le quali io batto nella vita, che sono la lotta al razzismo e in generale il tema dei diritti. E per oggi vale per una fetta di tifosi dell'Inter, purtroppo domani potrebbe valere per una fetta di tifosi del Milan, della Juventus o di altre squadre, perché io trovo che quello che manchi è la coerenza. Io trovo che spesso noi siamo garantisti, parliamo di un nostro giocatore, della nostra curva, e siamo un po' caioli quando ci riferiamo a un giocatore di un'altra squadra. Io con Maignan ho lo stesso pensiero, con Vlahovic a Bergamo pensiero, e oggi, rispettando la sentenza, continuo a pensare che a Cervi si è scappato qualcosa che non doveva scappare, e mi trovo di rispettare quella che è la decisione presa, ma non condividendo quello che non è lo scatto che c'è in generale dal mondo sul tema razzismo. Io personalmente non faccio più nulla degli allenatori, sì, che leggo dopo e quasi si cespica con le parole per dire razzismo, certo. Non me ne faccio più nulla, logo sulla maglietta in mezzo al centro, loghi sportivi. Quelle che, il Napoli, quelle che il Napoli, Luca, ha definito mere iniziative, sì, di facciata. Ragazzi, sì. Poi anche su questo tema ci sono delle dichiarazioni davvero clamorose, a me hanno colpito molto. Sì, Luca. Dal mio punto di vista il cambio di passo è il giorno che una partita viene interrotta veramente. Sì, peccato che Luca, mi ricordo il caso più recente, Udinese-Milan, e l'allenatore dell'Udinese Cioffi esordì ai microfoni a fine partita dicendo... Non voglio dicendo, ricordarlo io. Dimmi se sto ricordando male. No, infatti non voglio Cioffi, ricordarlo Cioffi io. Si presenta a fine partita e dice: del tema razzismo hanno già parlato i miei dirigenti, a me chiedetemi di campo. Come se il fastidio l'hanno smaltito, no, i dirigenti. Purtroppo ho la sensazione che ci fossero state, io non ero presente, quindi io ho ricordato posso bene l'episodio? Sì. In campo, quando Mike ha lasciato il campo, ci sono, sì, state delle proteste, cioè ha lasciato il campo e quindi deve essere espulso. Certo, io andavo più sui microfoni, che l'abbiamo visto e sentito tutti, Cioffi che dice, del tema ha parlato Balzaretti, che è il direttore sportivo, a me parlate di campo, chiedetemi con che modulo ho giocato. Avvocato, vengo da te, voglio sentire un attimo, completo il giro con Beppe Vigani, con mister, sì, Sala, Beppe. Io volevo dire una cosa. Sì. Poi dobbiamo andare anche a cosa ha detto oggi le istituzioni, che anche lì apriamo un bel libro. Prima della famosa sentenza, sì, io mi ricordo che eravamo qua, io infatti avevo pronosticato almeno 10 giornate, perché secondo me, io mi dispiace dirlo, però qui bisogna svestirsi della maglia cui uno ha. E avevo sentenziato un minimo 10 giornate, perché secondo me era assolutamente... Ma perché? Perché sembrava che nei gangli della giustizia sportiva la prova indiziaria fosse fondamentale. E in effetti io lì mi ero fermato, tant'è che ho detto, vabbè, pace amen, spero soltanto che l'Inter non gli rescinda il contratto, perché tecnicamente secondo me rimane un giocatore fortissimo. Detto questo, è giusto che si prenda la sua pena, eccetera. E poi, certo, io ero assolutamente contrario al fatto dei 4 o 5, perché a un certo punto si è parlato anche di gravissime offese antisportive, una roba del genere, avrebbero dato 4 o 5 giornate. Comportamento gravemente antisportivo. Ecco, comportamento gravemente antisportivo, infatti ho detto, ma non ne vedo, perché o in questo caso o sei di qua o sei da questa parte, o non hai detto niente oppure l'hai fatta. Cioè, secondo me le mani nella marmellata, cioè è vero che non c'è stata una prova certa, certissima, certificata da... Però voglio dire, ragazzi, non abbiamo tutti l'anello al naso, certo, cioè santo Dio, mi è sembrata una situazione talmente, voglio dire, così come dire, evidente, sì, perché uno non si alza al mattino e dice, a me quello lì mi ha detto così, così, così,
e come ha detto giustamente Mauro, erano talmente circostanziate le frasi, cioè proprio... poi anche un italiano corretto. Si può dire che, dire che la tristezza ulteriore è incredibile. Sentire... A un certo punto le prove indiziarie non valgono più. Cioè no, non sono valse le prove indiziarie. Non c'erano neanche le prove indiziarie. La tristezza ulteriore, Beppe, dal mio punto di vista, è dover vedere costretto, mister, mi rivolgo anche a te, l'agente del giocatore a dover spiegare come sono stati svolti i vari passaggi, perché vengono descritti come a dire non sono stati fatti bene. Assolutamente, perché era una critica comunque a tutto l'entourage, dicendo l'avete mandato senza avvocato, è una critica all'entourage. Cioè non lamentatevi se non è andata come vi aspettavate, perché potevate metterci in più del vostro per far sì che la sentenza fosse come ci aspettavamo tutti. No, io dico che le sentenze si rispettano, anche se secondo me Juan Jesus non è un pazzo, sì. è sicuramente qualcosa ha sentito. Io dico che ad Acerbi gli è andata sicuramente di lusso, però adesso quando mi riferisco proprio al campo, quando andrà in campo, non a Milano, ma quando andrà su tutti i campi, lui dovrà sopportare questo. Chi? Acerbi. Acerbi dovrà sopportare, sì, quando andrà a giocare su tutti i campi, sicuramente lui dovrà sopportare questa sentenza che è stata emessa dal giudice, cioè il fatto di non aver di aver detto quelle frasi che poi hanno portato a non sentenziare niente. Per cui dico, la sua punizione, secondo me, Juan Jesus è stato lucido e maturo fin dal primo istante di questa vicenda. Esatto, subito, invece Acerbi gliel'hanno praticamente costruita la sua difesa, e difatti non essendoci, però le prove e quello che lui subirà lo subirà durante il campionato, quando andrà a giocare su tutti i campi. Però ha ragione mister, come uomo di campo è una considerazione perfetta, perché capito? La sua punizione la subirà quando andrà mister, a giocare io su penso tutti che i campi. Non sia più io vorrei sperare che fosse, che sia, che sarà come dici tu, ma non sarà così. Secondo me sarà così, perché secondo me il peso è più sull'immagine, perché negli stadi, devo dirtelo mister, negli stadi italiani tutta questa sensibilità non c'è, e non solo negli stadi italiani, perché le lacrime di Vinicius sono state copiose durante la sosta per le nazionali, e Vinicius è sottoposto a qualcosa di inimmaginabile nel campionato spagnolo, in tutti gli stadi in cui esatto. va. Quindi io temo che sia un qualcosa che l'immagine di Francesco Acerbi si porterà dietro. Sì, sì, io comunque l'immagine. Negli stadi ci sono, diciamo, altri sentimenti, altre pulsioni. Sì, per intenderci, Inter-Napoli lo fischieranno, ma perché i tifosi del Napoli hanno subito con Juan Jesus il colpo direttamente. Ma non purtroppo, credo che in un Inter... Secondo me non solo chiunque altra squadra, qualunque altra squadra, non il Napoli, fischieranno Acerbi perché per questo fatto qui. Secondo me, credo che questo secondo fosse. Secondo me lo fischieranno da avversario, perché sanno che è un suo nervo scoperto, è successa questa cosa, allora lo fischiano. Ma e come giocatore dell'Inter, invece questa è una vicenda. Sarà una punizione peggiore. Sarà una punizione peggiore che le 10 giornate. Questa è una vicenda, ma non è una questione. Adesso lo fischieranno per il razzismo. Sì, lo fischieranno per attaccare in qualche modo l'avversario. A parte perché il questa delle è una mani. Vicenda che in questo paese bisogna capire che non è una vicenda per tifoserie. Non è una vicenda per colori di maglia. È una vicenda di valori e di uomini. È un po' la denuncia che stava facendo Luca Paladini. Sì, io mi ritrovo con quello che sta dicendo Mauro, perché chi frequenta gli stati una cosa lo sa. Guardate che scattano i meccanismi. Io temo che passi più per, passatemi il termine e intendiamoci, per No, continuiamo a avere problemi col collegamento di Luca. Purtroppo, quindi non riusciamo Luca, magari proviamo da telefono, perché il telefono tra virgolette è un po' più benevolo con i nostri mezzi tecnologici, quindi magari anche lì se manca supporto
sto dando delle indicazioni tecniche proprio in diretta, ma anche se manca il supporto cuffie, magari il telefono è un po' meno puntiglioso del computer, magari proviamo così. Non so se volevate aggiungere qualcosa anche voi su questo tema, Massimo, poi sì, prego, avvocato. No, che non sono d'accordo, anche se è una battuta, ovviamente. Scusa. Era una battuta, no, Sala? Quando dici peggio delle 10 giornate. No, è una battuta. Perché lui firmerebbe per essere fischiato fino a che non finisce la sua carriera, certo, in tutti gli stadi, anche quando esce per andare al ristorante, ma non subire l'onta delle 10 giornate, meritate, però non puoi fare una battuta così, scusami, mi permetto di dire, poi tu hai la tua opinione, capisco che era un'esagerazione, ma non c'entra niente, non è peggio, è meglio essere fischiati che subire 10 giornate, quello resta una macchia per tutta la vita. Sì, no, io ho capito, Massimo l'ha un po' interpretata alla lettera, diciamo così, l'esasperazione del concetto di, no, ma l'ho detto che mister. Lui voleva fare una, come dire, un Massimo, ipergole, mi raccomando, no? Anche tu non finirmi fuori dallo schermo, però, che sennò stasera mi tocca fare il cameraman. Massimo, torna al dove centro dello andando? Schermo, torna al centro. Dove devo Massimo? Andare? No, dall'altra parte opposta. Dall'altra parte. Bravo. Perché veramente, se perdo Paladini, perdo Massimo Franchi, okay. perdo No. Ma guarda, dimmi se adesso sono centrato. Sei centrato. Sono più centrato. Sei centrato di fatto. Così, no? Meglio così, adesso va bene così. Perfetto. Ti si vuole bene. Ok, caro. Ok. Perfetto. No, ho interrotto l'avvocato, sì. No, due cose. Allora, prego. La prima è che anche sotto il profilo proprio strettamente tecnico e del diritto sportivo ci sono ampie pronunce che dicono che comunque la dichiarazione testimoniale della persona offesa è ampiamente sufficiente a giustificare la condanna, quindi questa sentenza, francamente, in assenza di prove contrarie si giustifica poco, ed è questo che sta creando scompiglio di fronte a una cosa che, infatti, per carità, la famosa prova iniziale, la, esatto, prova iniziale ci sembra abbastanza evidente, e ci sono ampi stralci del manuale del codice di diritto sportivo, dei commentari al codice di diritto sportivo, che dicono che la prova testimoniale della persona offesa è sufficiente in assenza di prove contrarie alla condanna, e questo è già la prima anomalia. La seconda anomalia è che Juan Jesus purtroppo ha voluto fare il signore, perché lui, quando l'arbitro gli ha chiesto poteva sospendere, far sospendere la partita, lui avrebbe dovuto dire sì, interrompi la partita, perché una volta che vai dall'arbitro, allora o tu decidi che è una cosa di campo e resta di campo, però veramente tra me e te, certo, e allora non vado dall'arbitro. No, lui voleva, ma in effetti all'inizio era così. Lui voleva, all'inizio lui si è rivolto al responsabile della partita, però, perché Mauro voleva che questa cosa finisse, okay, che glielo dicesse. Però a quel punto non poteva dirglielo. Perché non toccava a lui dirglielo. Però a quel punto non poteva dirglielo solo così. A quel punto il provvedimento andava preso, e lui a quel punto deve dire interrompi la partita. E questo è stato l'errore. Io l'unico cosa che imputa a Juan Jesus è stato di essere troppo elegante, perché lui avrebbe dovuto, una volta che scegli di andare dall'arbitro, di farlo, devi andare fino in fondo. Se no non vai dall'arbitro. Una volta che e quindi quello è stato un errore che probabilmente, diciamo, ha condizionato che, tutto, diciamo, l'intero. Secondo me il cortocircuito, la totale leggerezza che ha avuto Juan Jesus. Ma perché era tranquillo? Ma secondo me e il la mia leggerezza è assolutamente una leggerezza con accezione positiva. Sì. E anche di però non aver cercato, cioè di essersi presentato in maniera totalmente sciolta a quello che è stato il dibattito. Ma il cortocircuito, perché lui sapeva che stava dicendo la verità, e quindi non si sarebbe mai immaginato. Ma il cortocircuito, perché, però, scusami Beppe, arrivo da te, ma prima voglio chiedere una cosa in legalese all'avvocato. Se riesco. No, perché tu da avvocato dici, guardando la vicenda da avvocato e quindi da esperto del settore, dici: io intendo e vedo in Juan Jesus una totale certezza in quello che dice, proprio per come si presenta, senza avvocato. Dall'altra parte ho uno che si presenta con avvocato e direttore generale. Perché questa cosa non poteva essere tenuta in conto dal giudice? Poteva essere tenuta conto. Allora, non è una prova, non è neanche un indizio, perché il diritto di difesa è legittimo ed è legittimo esercitarlo. Però sicuramente nel contesto generale poteva essere valutato la presenza, ma non tanto del difensore, che era, ripeto, obbligatoria, ma il fatto che sia andato anche Marotta, si sia sentito in dovere di supportare il giocatore. Posso durante l'interrogatorio, che è strano, vi dico la verità, è strano. Adesso il diritto sportivo è tutto particolare, sì, ma se tu in un esame, in un procedimento penale, se faccio l'esame dell'imputato, il pubblico ministero mi convoca, non è che fa venire la mamma a guardare quello che dico. Posso farti una domanda io? Dopo la pubblicità, Mauro, se possibile, a tra poco. Bene, rieccoci. Allora,
ho interrotto Mauro Suma, tra poco vado da lui. Luca, so che sei collegato via telefono, così non abbiamo problemi di collegamento sicuramente. Se vuoi anche tu riformulare il concetto di prima, così lo sentiamo una volta per tutte, Luca, e siamo tranquilli. Ecco, spero che mi sentiate adesso. Adesso molto bene, sì. Ecco, io non so cosa è arrivato del mio pensiero, io mi limitavo a dire che una cosa che mi infastidisce è la poca coerenza nel mondo del calcio, quando le tifoserie sono capaci di essere garantiste, quando sì, sono coinvolti un giocatore del proprio club oppure la propria curva, e diventano forcaiole nel caso opposto. Qui sta avvenendo in questi giorni da parte degli interisti una difesa in molti casi acritica nei confronti di Acerbi, che mi dà molto molto fastidio. Io ho lo stesso pensiero, ce l'ho avuto Udine per Maignan, ce l'ho avuto Bergamo per Vlahovic. Io di fronte a certe situazioni non ce la faccio a non levarmi la sciarpa di dosso e sfido a mettere in discussione il mio interismo, che io sono interista da quando ho 7 anni, vado da un Siro, certo, da 35 ad abbonato, ma riesco a sfilarmi la sciarpa di dosso, perché per me c'è una linea di demarcazione che è quando finisce il rispetto nei confronti delle persone per questioni legate all'etnia, alla fede, all'orientamento sessuale, lì finisce il mio essere tifoso e lì deve iniziare il mio, come dire, ragionamento da persona che sta dentro un ambiente sociale e un ambiente civile. Fammi dire che, certo, in parte Mauro l'ha detto e io mi ci ritrovo, guardate che rischierà di beccarsi più fischi Juan Jesus, perché io gli stadi di calcio li conosco anch'io, li frequento anch'io da una vita. Nel mondo del calcio rischia di passare quasi come quello che ha spifferato una cosa di campo Juan Jesus, piuttosto che Acerbi, perché purtroppo esistono, secondo me, determinate dinamiche dentro l'ambiente calcio che non sono sane, sono tossiche. Mi spiegate, per esempio, perché è l'unico sport dove chi è in campo sente la necessità di coprirsi la bocca con la mano? Perché questa cosa non succede su un campo da rugby? Perché non succede su un campo da basket? Perché non succede su un campo da pallavolo? C'è in alcuni contesti un ambiente quasi omertoso, e io ho la sensazione che alla fine sarà più fischiato da certe curve, e non devo neanche fare i nomi delle curve, Juan Jesus, che non Acerbi. Sì. No, quello no, Luca. No, Luca, quello secondo me no. Secondo me no. Io credo invece che dove voglio arrivare. Sì, ho capito, sì, è un'estremizzazione, però, del secondo concetto, me, ma se verrà fischiato Acerbi, sarà fischiato perché comunque è stato protagonista di una vicenda e si cerca di indebolire la squadra avversaria che gioca in trasferta sul tal campo. Non perché si pensa che abbia detto una frase razzista. Sì, può essere. La domanda, sì, però, sì, il mio timore è che neanche Juan Jesus sia esente dal giudizio da curva, questo sto dicendo. Vabbè, certo. No, guarda, era successo a Koulibaly, se ricordi, era successo in un Inter-Napoli. Stavo per dirlo, a Koulibaly, e Koulibaly non è stato più fischiato. Stavo per arrivare esattamente lì. Un'altra cosa, se delle lezioni ci devono dare questi casi, è che io non voglio mai più sentire l'allenatore dell'Udinese dire quelle cose a fine partita dopo Udinese-Milan. Io non voglio più Icardi che ferma Koulibaly per dirgli dai che fra un po' i bulli hanno finito di farli e devi rimanere in campo. I giocatori devono uscire, non devono più tornare in campo. Se c'è un limite nell'azione di Juan Jesus di essere stato troppo signore e di non aver detto io esco dal campo. Oggi ho parlato... Sì. No, io poi, Luca, è giusto che per chi non lo sapesse, ma ormai lo sanno tutti, sono anche i temi per cui tu ti batti quotidianamente in consiglio regionale, quindi il tuo... Sì, ma non credo debbano essere temi ad persona, ma nel senso... No, certo, ma tu sei uno dei maggiori esponenti, almeno di questa regione, su questi temi, quindi chi meglio di te per esprimere... Semplicemente mi domando cosa deve succedere perché una partita venga sospesa. Io sono stufo che il resto dei giocatori non coinvolti direttamente nell'episodio convincano il giocatore Bersaglio a dire resisti e resta in campo.
Lo ha chiesto la penna scrive nel referto, questa indiscrezione, la penna scrive nel referto di aver chiesto al momento della denuncia di Juan Jesus cosa faccio, sospendo la partita. Juan Jesus anche qui ha tentato di limitare e di dire no, ci siamo chiariti. Juan Jesus si è rivolto, ripeto, è rivolto al responsabile della partita che è l'arbitro, perché non voleva continuare a giocare con il rischio che il suo avversario gli dicesse la cosa che lui aveva appena sentito. Certo. Punto. Quello era l'intento di Juan Jesus. Juan Jesus non voleva né far finire la partita né danneggiare Acerbi. Juan Jesus voleva che di quella cosa l'arbitro ne prendesse nota perché non succedesse più nel corso della partita. Oggi parlano le istituzioni. Una volta che l'arbitro l'ha rassicurato convocando Acerbi ha cercato di conciliare con Juan Jesus è andato avanti a giocare la partita e Acerbi, sono sicuro, non gli ha più detto niente. Ok? Quindi finita. Quello... Poi invece c'è stato tutto lo strascico. Paradossalmente il caso si inasprisce ulteriormente. Ma infatti, quando Acerbi nega in stazione centrale. Ma infatti, disgraziatamente, noi pensavamo che fosse stata una strategia sbagliata quella di Acerbi. Sì. E infatti ha detto questo. Tutti è un autogol. Tutti lo abbiamo pensato. Questo è un autogol pazzesco. Sì. Penso che probabilmente. Ma lì poi nasce un cortocircuito. Certo. Cioè è una roba. Cioè che arriva. È una bomba che esplode. Abbiamo fatto ore di trasmissione e poi alla fine. Hai fatto arrabbiare ancora di più Juan Jesus, perché poi di fatto Juan Jesus si arrabbia dopo quella dichiarazione. Certo. Perché se fosse arrivato un no comment da Acerbi, per lui era finita. Esatto, se fosse arrivato un no comment da Acerbi si sarebbe smontato un po' tutto, o meglio, Acerbi nella sua genuinità. Nelle uscite pubbliche, Juan Jesus ha detto cose contro Acerbi. Certo. Acerbi non ha detto una parola contro Juan Jesus. No, assolutamente. Lui ha negato tutto quello che... Io onestamente ve lo posso dire da testimone oculare, perché l'ho vissuta ed ero in prima persona, mi aspettavo o il silenzio non dettato da Acerbi. Certo. Perché l'avvocato mi insegna che se su un fatto uno sta in silenzio... È la cosa migliore. È la cosa migliore, però non ti stai neanche difendendo. Però in quella fase Michael probabilmente sì, non si sarebbe difeso, ma tanto... Cioè se Acerbi fosse sceso dal treno, Michael, a nostre domande dice non rispondo, noi avremmo detto beh, se non risponde e non si difende evidentemente... Però siccome non lo dovevate giudicare voi, ma il giudice, male non gli avrebbe fatto. Certo, questo quindi, sì. Quindi il silenzio è sempre una buona quindi cosa. Quindi io pensavo o il silenzio dettato da qualcuno, oppure pensavo alla genuinità di Acerbi che tutti abbiamo riconosciuto. Certo. Mi ricordo un tweet di Fabrizio Biasin, per citarne uno, che diceva, al di là del bravo o brutto ragazzo, sappiamo che Acerbi per il suo vissuto è una persona vera, e da persona vera ci aspettiamo che ci dica la sua versione. E io mi aspettavo che la sua genuinità portasse a dirgli, ho fatto una cavolata, e Juan Jesus si è dimostrato molto più, lo ringrazio. Paradossalmente, per come ha chiuso, quel sì. Negare lo avrebbe favorito. Lo ha salvato. No, lo ha salvato. Cioè, da questo punto di vista. Non a livello reputazionale. No, lascia stare a livello reputazionale, ma dal punto di vista giuridico. L'ha salvato. L'ha salvato. Cioè, quello fatto di mentire, Franchi, probabilmente, sì. Se siamo sempre nel campo delle probabilità, l'ha salvato. Perché se avesse detto, guarda, mi è dispiaciuto, mi è scappato, non so cosa mi è passato, tutti dicevano, però, avrebbero dato un minimo 10 giornate. Certo, vado da Massimo Franchi, poi leggo le parole di un ministro della Repubblica, ancor prima di un ministro dello sport, perché partiamo da Bodi e poi scivoliamo via via tutte le altre. C'è sempre Luca Palladini collegato che ci darà anche il suo punto di vista. Massimo, ho interrotto te bruscamente, me ne scuso e ti do la parola. No, non mi hai assolutamente interrotto bruscamente, ci mancherebbe, e non devi scusarti, semplicemente mi hai detto aspetta. E io ho aspettato e intanto sono intervenuti altri, allora non hai detto aspetta. È sempre così, quando uno sta collegato fuori, non è lì a Milano, e prima che possa avere la linea, gli altri. Ma io mica dico Ma Michael fa il gioco delle tre carte, Massimo. Fanno bene a intervenire, fanno benissimo, però ogni tanto, perché mi blocchi? Meriterei anch'io 10 giornate di squalifica. Non li blocchi, non è che non mi hai interrotto, ma hai detto solo aspetta, agli altri non lo dici, o lo dici una volta.
ogni 10, a me lo dice più spesso. No, a me, a chi sta a Torino? Guardalo, ammetto, ho una preferenza nei confronti una volta di Mauro Suma. Vinceva tanto anche nel calcio, adesso siamo dei paria quasi nel calcio. Comunque, sì. No, quello che volevo dire, rifacendomi alle parole di Luca, l'esperienza mi dice che, secondo me, negli stadi italiani ci sarà una sorta di, è brutto quello che dico, di par condicio curvaiola, nel senso che saranno fischiati parimenti ed egualmente tutti e due, sia Juan Jesus sia Acerbi. È un modo così per contestare entrambi, uno si sa che è molto meno colpevole e l'altro è. La domanda che invece volevo fare all'avvocato è questa: mi piacerebbe che tu ci spiegassi, facciamo questo scenario, noi ipotizziamolo, l'arbitro la penna dice vuoi, dimmi se sbaglio, no? Vuoi che sospenda la partita e l'altro risponde no. Invece Juan Jesus risponde sì, vai avanti tu, che succede? Allora, ovviamente non possiamo sapere con certezza cosa sarebbe accaduto, però sicuramente l'episodio avrebbe avuto... Non è che possiamo allora sapere. Questo avrebbe dato, secondo me, molto più fondamento alle sue parole, sì. E quindi ci sarebbe stato più difficile poi dire che non c'erano elementi di riscontro, perché comunque si sarebbe creato un bailamo un po' più immediato, per cui ci sarebbero state reazioni anche dei compagni che forse avrebbero preso posizione e avrebbero potuto portare qualche elemento in più anche al giudice a livello indiziario, perché sempre a quello rimaniamo. Però sai Massimo, il fatto che se ci fosse stato un referto in cui il giudice scriveva e l'arbitro avesse scritto ci sono state queste mi vengono riferite a queste parole, ho ritenuto di sospendere la partita, quindi c'è già un vaglio da parte, anche se minimo, da parte dell'arbitro che dice comunque i presupposti per la sospensione ci sono, sarebbe stato un ulteriore elemento indiziario che poi il giudice sportivo avrebbe fatto un po' più fatica a confutare. Quindi secondo me si sarebbero create le condizioni per cui sarebbero stati più indizi. Se la partita viene sospesa non c'è bisogno della stazione del giorno dopo. Dunque, attorno all'arbitro non c'è bisogno che il caso, certo, perché tutte quelle torni cose, ad avere una portata. E quindi magari viene incalzato prima e c'è meno possibilità di preparare una difesa, di essere più genuini, perché comunque una pensata. Perché io la mia idea è che le cose siano andate così. Secondo me sono molto così. Acerbi, in buona fede, perché io sono convinto che Acerbi sia un bravo ragazzo e che probabilmente non volesse, anche se su questo punto non voglio aprire neanche uno spiraglio della porta, queste cose non si dicono e quindi sono sbagliate, sì. Però voglio dire, sono convinto che Acerbi nella sua testa che è quello che è, perché comunque se tu pensi queste cose sicuramente è quello che è, non volesse essere discriminatorio, per lui è per lui è un'offesa come un'altra e non è così. Sì. Però detto questo, probabilmente si sarebbero creati in quella fase delle reazioni importanti e diverse che avrebbero potuto costituire ulteriori elementi indiziari per costruire una sentenza di condanna. Invece lui cosa è successo? Lui va in nazionale. Sì. E lui inizialmente è stato genuino, poi gli dicono, Acerbi, ma tu ti rendi conto che questa cosa ti costa 10 giornate di squalifica? E lui ha detto, come 10 giornate di squalifica? Ma veramente? Perché secondo me non l'aveva considerato. Ti rendi conto che ti hanno mandato via dalla nazionale? Ti rendi conto che l'Inter ti rescinde il contratto? Allora alt. Fermi tutti, torniamo indietro. Se invece questa cosa fosse stata più immediata, incalzante, quel giorno stesso con la sospensione della partita, probabilmente il tempo di tornare indietro non l'avrebbe avuto. È un termine, una terminologia, arrivo da te Mauro, molti hanno sostenuto le tempistiche sono errate perché è passato troppo tempo per sentire... Ti danno il tempo di elaborare. Certo, scusami. Mauro scusa. Se facciamo mente locale alle immagini, citiamo spesso il dialogo fra Juan Jesus e l'arbitro, no? Sì. Se facciamo mente locale, in quei momenti, io poi ho una domanda da farti avvocato, in quei momenti si avvicinano Barella e Di Marco, nessuno del Napoli, sì, non perché non volessero star vicini a Juan Jesus i compagni del Napoli, ma perché avevano capito che andava male, che si stava difendendo, che si stava esprimendo bene, in maniera matura, in maniera compiuta e precisa nei confronti dell'arbitro, mentre deduco che Barella e Di Marco, soprattutto Di Marco, avessero capito il momento di difficoltà di Acerbi e sono andati a supportarlo. Anche questo completa la scena, secondo me. Però la domanda che mi resta, avvocato, sì, e non vuole essere, non voglio fare nessun atto d'accusa nei confronti di Acerbi, ma voglio esplicitare un po' il senso che secondo me c'è in tutti noi stasera e c'è stato in tutto questo periodo. Come ha fatto il giudice sportivo a non credere alla testimonianza di Juan Jesus?
Come ha fatto Mauro questa risposta? Non te la so dare, non te la sa dare nessuno, perché onestamente è poco comprensibile ed è anche contraria alla consolidata giurisprudenza, che non che ce ne siano quintali, però ci sono un paio, anche qualcuno in più di precedenti, e sono tutti in senso contrario. Quindi come ha fatto? Non lo sappiamo. Secondo me è stato eccessivamente indulgente nei confronti di Acerbi, il giudice sportivo. Sì. Le sentenze si rispettano, però si possono anche non condividere, perché poi le sentenze si rispettano perché vanno rispettate, però si possono anche non condividere. Mi dai un assist incredibile per reggervi la prima considerazione di oggi, che è fatta da un ministro della Repubblica ed è fatta dal ministro dello sport Andrea Bodi. Il primo commento poi che voglio sentire è quello di Luca Paladini su queste parole, che a mio giudizio sono allusive di una sentenza che forse ci si aspettava che si deve accettare, diverso, ma ci si aspettava diversa. Per come siamo usciti da questa vicenda, dice Andrea Bodi, e lo abbiamo in grafica, mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutte le informazioni per giudicare e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato, per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare, e non è un caso che in questa io abbia detto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state sufficienti per un molto critico giudizio, molto critico, molto allusivo. Luca Paladini, sento prima te. Sì, nel senso che nei fatti non detto è che è una sentenza sbagliata, mi sembra evidente. Io ripeto, mi ci ritrovo nel fatto di essere nella condizione di non difendere una sentenza di questo tipo, però lasciatemi dire un paio di cose. Io sento che c'è sempre questa necessità anche un po' retorica di dover premettere che Acerbi è sicuramente una brava persona, un bravissimo ragazzo. Sì. Al netto che nessuno qua gli sta dando dell'assassino, ed è buffo che lo debba fare io da tifoso dell'Inter, però a me se viene anche in un momento di rabbia da dire qualcosa a qualcuno, io non mi attacco al colore della sua pelle. Cioè, voglio dire, uno che parla male pensa anche male, e a me sta cosa da pensare. Ovviamente nessuno sta dando dell'assassino da Acerbi, nessuno sta ingigantendo troppo questa questione, però anche questo premettere che siamo di fronte al bravissimo ragazzo, i bravissimi ragazzi quando hanno dei momenti anche di tensione, di scatto, di lite, non si attaccano al colore della pelle di un'altra persona in un momento di tensione. Questa cosa a me dà da pensare su eventualmente una mentalità che magari in Acerbi invece c'è, al netto del bravissimo ragazzo. Si può dire che si poteva fare meno delle allusioni o comunque della critica del ministro dello sport? Mi spiego meglio. Io non sono mai d'accordo quando determinate figure istituzionali scendano in campo, non lo so. Prendono la parte di uno della... Perché se questa dichiarazione no, non fosse no, di io non sono mai d'accordo, bisognerebbe essere sempre super partes. Beppe, il ministro Bodi nei confronti della giustizia sportiva non è mai leggero. Lo so, no, ma vabbè, allora la giustizia sportiva non è giustizia, cioè io lo dico lui da è stato da calcio, è stato presidente della Lega B, per esempio. Detto questo, sempre stato un grande tifoso di calcio. Detto questo, fai parte comunque di tutta sta situazione, perché fai parte anche tu, poi dopo tu la potrai contestare, ma anche tu fai parte del grande spettacolo, no, della giustizia sportiva, e fai parte anche lui. Non lo so, io non sono mai molto d'accordo, dopodiché l'ha detto, discutiamo, eccetera, ma questo è il mio pensiero. Cioè non ha condiviso la sentenza. Ah, vabbè, ci sta. Però il fatto che qui credo che nessuno l'abbia condivisa. Cioè, la sì, Luca, prego, sì, certo. Perdonatemi, nessuno ha risposto alla mia domanda. Cosa deve succedere in questo paese perché una partita venga sospesa una volta? Bisognerebbe prendere più coscienza, probabilmente. Io non ho memoria che in Italia sia mai stata sospesa una partita. Ti rispondo, Luca. Il coraggio. Ti rispondo, perché questo è un tema che questo paese preferisce affrontare con le parole più che con i fatti. Sì. Questo dimostra che un paese, ed è evidentemente incapace di avere sufficientemente coraggio per affrontarlo in maniera seria, e da questo punto di vista, poi De Laurentiis, se mi permettete, dico una cosa:
quello che dice però il Napoli allora è vero, nel sì. senso che cosa ce ne facciamo ormai della frasetta detta dal mister a fine partita che legge un gobbo e ripete a pappagallo due parole oppure la scritta sulla maglietta. Ma quello è Luca, nel senso che questo è un paese, secondo me, ma allora è la mia opinione, è un paese che... siamo un paese a cui piace fare un bel intervento, prendere l'applauso, essere profondi su questo tema, però il risultato della partita della nostra squadra deve essere compiuto, deve essere registrato, poi parliamo. Però Luca, scusami, però in un caso come questo io ti rispondo anch'io se posso. Cosa deve succedere? Deve succedere che quando l'arbitro chiede a Juan Jesus sospendo la partita, Juan Jesus gli dice sì, sospendi la partita e io non rientro più in campo. Né oggi né stasera, quindi la partita si sospende qua e non si gioca più e i miei compagni devono venire tutti dietro a me. Se io invece sono il primo che a dire no, non sospenderla, non va bene. Ma io sono anche arrabbiato con chi ha detto a Maignan di tornare in campo. Maignan avrebbe avuto tutto il diritto di non tornare in campo. Giusto, sono d'accordo con te. Bisogna che inizino a fare dei gesti eclatanti, ma devono uscire tutte e due le squadre. Sì, non è quella squadra che esce perde 2-0 a tavolino. Purtroppo siamo... La cosa disperante è che però non deve essere solo la vittima, ci deve essere solidarietà intorno alla vittima. Prima Mauro ha detto che il resto della squadra del Napoli si è allontanato perché Juan Jesus stava difendendo bene da solo. Ma in realtà, secondo me, invece Juan Jesus aveva bisogno del sostegno dei suoi compagni e andare tutti dall'arbitro a dire è successa sta cosa, noi usciamo dal campo. E non ti posso dare 2-0 a tavolino. Però Juan Jesus non l'aveva condivisa con i compagni di squadra, è andato direttamente lui dall'arbitro, Luca. E dava la sensazione dal linguaggio del corpo, dalla postura, che era perfettamente in grado di comunicare quello che voleva. Sì, perché poi un'altra... Scusa. Anche quando Acerbi cerca di conciliare, Juan Jesus rimane diritto... E gli tocca la peccetta del razzismo, proprio questa giornata, guarda qua. Ma che cosa è successo? Dai, cosa è successo? Cioè, che le immagini basta più questo che le immagini dicono tutto. Fermo immagine, che non è un'immagine in movimento, per capire un po' quello di cui stiamo parlando. Guarda Michael, io la cosa che ho notato è che al di là di quello che si pensa... Poi voglio un parere di tutti sulle parole di Abbondi. Oggi ho sentito, adesso anche Luca, dicendo tanti tifosi sono... Io invece sto notando che tanti tifosi, la grandissima maggior parte dei tifosi dell'Inter sono tutti d'accordo con quello che sta dicendo sia Luca che Beppe. Noi abbiamo qua due esempi in studio, due persone sicuramente... particolarmente equilibrate, ma non lo so, Michael. Io ti dico, le persone che non so che conosco condividono tutti il loro pensiero, perché questa cosa è troppo grave per essere passata. Luca, dato che il tuo pensiero l'hai riassunto in punti chiarissimi, ovviamente condivisibilissimi da chiunque è dotato di materia grigia, che anche oggi questa è per certi versi non è scontato trovare. No, chiudo chiedendoti questo e così poi ti lascio andare, dato che sei al telefono. Esatto. Perfetto, siamo perfettamente allineati anche con la regia, questo è un dialogo tecnico. Luca, come interpreti il silenzio dell'Inter e di Acerbi? Secondo me sono nel classico cul-de-sac, che in questo momento qualsiasi cosa rischiano di dire... non potrebbe di peggiorare la situazione, perché ovviamente non mi ci vedo l'Inter che adesso prende posizione per dire viva Acerbi e quindi come dire acuire ancora di più il solco della polemica che si è creata. A questo punto il silenzio credo sia la cosa doverosa. Unica da dire. Ecco, magari quello che potrebbe succedere è mandare Acerbi quest'estate in una delle cose più belle che ha fatto l'Inter negli ultimi 30 anni, di cui sono orgoglioso, che è Inter Campus, magari mandarlo qualche giorno insieme ai ragazzini che orgogliosamente portano la maglia dell'Inter in alcuni paesi e che godono del fatto di potersi allenare e giocare a pallone in situazioni di indigenza. Che insomma li fa vivere sicuramente una vita complicata. Ecco, magari non dico farlo diventare un testimonial dell'antirazzismo, però insomma fare qualche gesto che sia simbolicamente davvero molto molto forte. Michael, se mi permetti una parola solo su De Laurentiis, poi chiudiamo. È il discorso che faceva Mauro, il problema è la coerenza. Io
non mi faccio però dare lezioni da De Laurentiis. Quando 6 anni fa la parola frocio non contava niente, per cui Mancini se la doveva, 6 anni forse sono di più, adesso non me lo ricordo quando c'era stato lo scatto tra Sarri 2018, e giusto, 6 anni fa, giusto. Sei anni fa. Ecco, improvvisamente, cioè questo diventa un caso su cui giustamente fare polemica, però 6 anni fa la parola frocio veniva declassata a una cosa da bar che un allenatore poteva dire a un altro allenatore. Si torna al discorso del a casa mia sono molto più tollerante con le cose che fanno i miei e divento non giustizialista, ma divento, torno a essere una persona lucida nel momento in cui le cose avvengono contro di me. È questo che non ci possiamo più permettere, è non essere obiettivi indipendentemente da quando le cose succedono nel mio ambiente o succedono in un ambiente lontano dal mio. Quindi dalla, certo. De Laurentiis lezioni di etica proprio no. Certo, assolutamente così, lo abbiamo anche noi fatto notare a più riprese nella giornata di ieri, la differenza di, diciamo così, di trattamento anche a livello comunicativo, di comunicati ufficiali da parte del Napoli su quella vicenda, per cui comunque Sarri fu sanzionato, poco, tanto che sia, prese 2 giornate di squalifica. Due giornate, sì. Nel 2016, mi sembra, 2016. E questa, forse. Sì, non ricordo una partita di Coppa Italia, ricordo sì, solo sì. Questo. Grazie Luca, preziosissimo come sempre. Grazie a voi. Rientriamo dalla pubblicità, su Abodi ma non solo, perché non ha parlato solo lui, torneremo su quella peccettina, l'avete chiamata così, e torniamo su quella, perché francamente ho trovato quantomeno discutibili anche le parole del presidente della Lega Serie A su questo tema, tra pochissimo. Tornando alle parole di Abodi, e tra poco sfumiamo su Gravina e Casini. Prego Massimo. Ma allora io mi rifaccio alle parole di Mauro Suma, mi pare sia stato lui a dire che il calcio italiano, le condivido naturalmente, il calcio italiano su certi aspetti è maestro e principe nel dire, nelle parole, e invece non lo è per quanto concerne il fare, i fatti. E punto. Dopodiché Andrea Abodi, io lo conosco da tantissimi anni, Mauro lo conosce forse sì. Sicuramente anche meglio di me, è un personaggio, come si dice, cuspidale, è veramente preparatissimo. Io ricordo, l'ho conosciuto e vi dico una parola magica, Gandalf. Il Signore degli Anelli, no? Leggende norrene. Questo personaggio era il nome, era stato dato da Media Partners, di cui credo fosse uno dei cofondatori sì. Insieme a Rodolfo Hecht e a Marco Bugarelli. Non c'è già più. Marco Bugarelli. Purtroppo non c'è già più, purtroppo non c'è già più neppure lui. Andrea Locatelli, ti ricordi? No, hanno creato, praticamente loro hanno inventato 25 anni fa, quant'era, il 99, la Super League l'avevano già ideata loro, la Champions League, la nuova formula, erano avanti un quarto di secolo rispetto a Ceferin o a 22, cioè. Comunque a prescindere sì. Da questo, per descrivere il personaggio, quindi lui ha detto secondo me delle cose giustissime, come lo aveva detto a proposito della giustizia sportiva riguardo la Juve, non che la Juve non dovesse essere condannata, ci mancherebbe, ma vi ricordate la lunghezza pur nella velocità, allora 15 punti, prima erano 15, poi di colpo spariti tutti, la Juve ha recuperato 15 punti, poi di nuovo si parte da 11, 10, no, non va bene, ridevano tutti, e infatti lui dice dobbiamo snellire, ma è stata snellita, mi pare di no. Adesso di nuovo qui è molto critico, anche giustamente, sempre con la giustizia, ma porteranno qualche cosa queste sue parole. Purtroppo temo che siano solo parole e non fatti, e questo non va bene, perché lui dovrebbe partire anche da, essendo ministro dello sport, come hai detto tu, cioè della Repubblica Italiana, certo. Ragazzi, deve intervenire sulla sì, non lasceranno, non cambieranno nulla, ma lasceranno un velo di incertezza in più rispetto a quello che già avevamo. Io le condivido appieno, mi è piaciuto soprattutto quando dice che mi spero che Acerbi sia a posto con la sua coscienza, il discorso che ti facevo prima, la punizione sportiva è importante, però poi la persona penso che non possa mentire a se stesso.
Certo, lui parla da ministro, Mauro, che la mattina del giorno della sentenza, martedì mattina, prima del comunicato del giudice sportivo, dice, in merito a quella che poi sarà la sentenza, il calcio deve essere d'esempio per i valori, eccetera. Auspicava il ministro dello sport una sentenza dimostrativa. Ecco. Sì, ma oddio, sulle sentenze esemplari, che spesso anche sono sentenze politiche, non sono d'accordo. Mm. In questo caso, ripeto, io non voglio... Prima Luca Paladini diceva, dobbiamo sempre fare la premessa su Acerbi, perché... Lo si conosce che ha un modo di esprimersi un po' ruvido, un po', poi ci sono delle parole sulle quali non si scherza, e che al di là della tua ruvidità, al di là così delle tue abitudini, non puoi dire in campo ad un avversario che sta giocando, non dimentichiamoci mai questo verbo, sta giocando insieme a te, perché lì poi non diventa più un gioco, diventa un'altra cosa. Io ritenevo giusta, siccome la giustizia sportiva ha voluto questa volta arrivare al risultato zero, sì, secondo me la giustizia sportiva avrebbe dovuto, non dico premiare, ma considerare, sì, la profondità, la verità, la forza, l'energia del post del lunedì successivo a Inter-Napoli di Juan Jesus su Instagram, un post in cui Juan Jesus si è espresso come uomo, non come avversario di Acerbi, come uomo, lì andava considerata. Quello che di questa vicenda mi disturba di più è che quel post in cui Juan Jesus si è messo in gioco è stato profondo, ha toccato corde, ha mostrato sensibilità, è finito nel nulla, ecco, è finito come nel calderone del manca la prova. No, io penso che il giudice sportivo dovesse considerare e appoggiare quella testimonianza. Non vogliamo cancellare dalle carte nautiche calcistiche Francesco Acerbi, certo che sì, alla fine sono d'accordo. Tu stai dicendo quello che intende Abodi, però una sanzione doveva esserci. Quando Abodi dice siamo sicuri che il giudice avesse tutte le prove, voleva dire c'erano più indizi che facevano una prova. Sì, cioè secondo me, io l'ho chiesto prima all'avvocato, mi ha dato dal suo punto di vista la risposta soddisfacente, però mi resta questo tarlo: come ha fatto il giudice sportivo a non capire che Juan Jesus gli stava dicendo la verità? È rimasto coerente con quella che è stata la posizione, se vogliamo, della nazionale, della FIGC. Spalletti aveva detto forse stiamo parlando più noi del caso, stiamo dando più noi grandezza al caso di quanto sia la grandezza reale del caso stesso. Oggi ha parlato Gravina anche, e qui ci fermeremo a lungo. C'è una decisione del giudice sportivo che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Quindi qua è riferimento al Napoli. Esistono principi, e a Juan Jesus ovviamente. Sì, esatto. Esistono principi che devono essere rispettati, altrimenti corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema. Io accetto il verdetto sul piano umano, non mi esimerò dall'abbracciare Acerbi quando lo vedrò. Scusa, perché non ha parlato io non mi esimerò dall'abbracciare Juan Jesus quando lo rivedrò? Ecco, in questo primo paragrafo c'è, traduco, Juan Jesus deve accettare il verdetto. Sì, esatto. E Acerbi lo abbraccerò. Però esatto. La frase tecnicamente sbagliata, secondo me, è... anche chi non si sente soddisfatto. È lì che il Napoli e Juan Jesus, esatto, non volevano essere soddisfatti, no, dalla punizione di Acerbi. Il Napoli e Juan Jesus sono delusi per il fatto che le parole e le testimonianze di Juan Jesus non sono servite a niente, non sono state prese in considerazione. Non state è una delusione interna, non una
una mancata soddisfazione perché Acerbi non è stato colpito. Acerbi è fuori da questa cosa. Noi abbiamo appreso... Il tema è di Juan Jesus, che è stato praticamente derubricato. Non è stato creduto. Sì, va bene, sì, tu mi dici questo, ma non ho la prova per dimostrare che è vero. Peccato che a dirlo questo e a farlo intendere sia anche il presidente federale, che il presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio non rappresenta soltanto la nazionale che gioca, ma rappresenta il calcio italiano, certo. Per cui Juan Jesus... Juan Jesus, ho paura di rimproveri da Torino. Juan Jesus. No, arriva perché poi lo hai trattato male tutta la sera e ti arriva, fa bene a sgridarti. No. Ti aspetta il varco. No, non è colpa sua. Però Juan Jesus. L'abbiamo già detto, dai. Comunque, Juan, perché Juan... il padre gli ha voluto dare il nome. Certo. Sai che in portoghese, in Brasile si dice João. Come João Félix, no? Certo. Io Juventus Otra, e quello sarebbe Gianni Giovanni. No, ma Massimo stringiamoci la mano così. Il cognome è Jesus. Stringiamoci Jesus la mano così. Jesus. Dopo aver seguito e vissuto Jesus la serata su QSUS e tutti i nostri canali di Fiorentina-Milan, andremo a sentire la telecronaca di Mauro Suma se avrà pronunciato Lyon anziché Leao. No, io lo pronuncio Leao, so come qual è la pronuncia secondo Massimo, per carità. È giusta quella che dice lui, ma io sono... Leao. Io, ognuno ha le sue debolezze, io ne ho moltissime. E quindi va bene, tornando serio su Gravina. Se le ammetti, cosa dobbiamo dire? Bravo. Non dire niente. E allora le ammetto anch'io, no, denuncio anch'io alla che preferisci dirla italianizzata, sì, no? Sì. Però allora io dico sempre, dovremmo dire Parigi San Germano. Perché non dovremmo dire Mimmo Pesce si avvicina molto. Vabbè, lo diciamo, chiamiamo PSG, allora, siamo a posto. Ecco, va bene, noi abbiamo appreso, continua Gravina, torniamo seri, noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in nazionale in via precauzionale per evitare forme di distrazione, lo abbiamo lasciato a casa, per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi. Chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori, sappiamo che è un bravo ragazzo e quello. Io dico che con queste, io dico solo una cosa molto semplice, molto breve, ragazzi. Io dico che con queste parole il presidente federale si prende una grande responsabilità. Cioè? Michael, scusa, mi sembra evidente, quindi noi crediamo ad Acerbi perché è un ragazzo che ha i valori, non crediamo a Juan Jesus perché questi valori non li ha. Juan Jesus è un bugiardo. È un bugiardo, non ha valori. Michael, è come... Guarda, no. Io vi faccio una domanda. Ma indipendentemente, ragazzi, da Juan Jesus. Lo so, però... Se lui parla... Allora, valutiamo... Allora, il presidente federale parla di Acerbi, Beppe. Valutiamo quello che dice su Acerbi. Però pensa secondo me, su questa vicenda, non sul ragazzo, non su Francesco, su questo specifico segmento, secondo me il presidente federale si prende una bella responsabilità. Però pensa la gente, al tifoso, a chiunque che legge queste parole. Fa un parallelo. Il parallelo lo fa tra Acerbi e Juan Jesus. Che lo abbracciamo. Invece, siccome non gli crediamo e non ha valori, dice, allora se questo ha ragione, cioè, praticamente ha detto che la verità l'ha detta, ragazzi, l'ha detta Acerbi e Juan Jesus. Mettetemi nei panni di questo giocatore. Sì. Che gioca per nel nostro campionato, è tesserato per il nostro calcio, deve essere rappresentato anche lui come tutti i giocatori dal presidente federale. Certo. È che legge, che sente, che vede che questa dichiarazione. Che si sente sfiduciato in questo modo dal numero uno del calcio italiano. Guarda, Michael è andato lui. Per cui lui è tesserato, per cui lui gioca, per cui lui porta una maglia gloriosissima come quella del Napoli, per cui lui ha contribuito a scrivere una storia meravigliosa come lo scudetto dello scorso anno. Michael, prima ti ho detto che si doveva fermare al punto sulle altre frasi. Ma qui a che punto si doveva fermare? È andato lunghissimo ancora. Lui doveva dire, noi come istituzione del calcio abbiamo una sentenza e la rispettiamo in quanto tale. Punto. Non abbiamo ulteriori commenti da fare. Punto. Punto. Come ha detto, tra l'altro, pensa Michael, che lo dice Marotta. Marotta ha detto, non ho commenti da fare sulla sentenza. Certo. Perché te ne puoi uscire solo così. E che il capo del calcio italiano vada così lungo è sbagliato. Perché questa è una questione politica. Gli europei dove perché si giocano? Qualsiasi cosa... Gli europei dove si giocano? In Germania. Ma voi sapete qual è la sensibilità su questi temi in Germania? Certo. Voi sapete che ad ogni conferenza stampa della Nazionale saremo inseguiti da questa vicenda? Ma voi sapete che... Certo che lo sapete, sto proseguendo sul ritmo di Mauro Suma, che Gravina è vice di Ceferin in UEFA, dove si gioca con una patch, e pensa se che lì non va
che lì non va a giornate, a iniziative, lì va per sempre il famoso respect. E pensa se Acerbi dopo queste dichiarazioni va in nazionale, va a giocare là in Germania. E beh, sicuramente andrà in nazionale. Adesso non so quali saranno le scelte tecniche del CT Spalletti, però queste dichiarazioni del presidente federale sono dichiarazioni propedeutiche a una convocazione di Acerbi con la maglia azzurra per gli europei. Da una parte mi viene da piangere. La trave politica, il fondamento politico, il presidente federale l'ha dato. Ma come può un presidente federale a esprimersi in maniera così disinvolta su questi temi? Noi abbiamo letto due dichiarazioni questa sera su due temi molto delicati. Uno di campo e uno extracampo. Mi viene voglia di fare che col dovuto peso che si deve dare nemmeno l'Inter, che è il club calcistico di Acerbi, l'avvocato, bisognava arrivare al punto e basta. No, infatti ricordava l'avvocato che nella stessa sede oggi, perché così contestualizziamo, oggi si è svolto il Consiglio federale in federazione a Roma, via Allegri che non è via Allegri e non è il monito dei Cardani o dei Munafò. No, Munafò è schierato pro Allegri in via Allegri a Roma, ed erano presenti come consigliere Beppe Marotta e come presidente federale Gravina. Marotta va via e dice non ho commenti da fare, Gravina si presta giustamente a una conferenza stampa, ma poteva benissimo usare altre terminologie sui temi che abbiamo affrontato noi questa sera. Michael doveva tagliare, perché qualsiasi dichiarazione è scivolosa e pericolosa, ed è strano che il capo del calcio italiano, che comunque c'è poco da fare ragazzi, per quanto stiamo parlando di calcio, ma l'aspetto politico è fondamentale, scivoli in questo modo, perché queste sono delle scivolate clamorose. Quella sua Acerbi è una scivolata brutta, è brutta perché soprattutto la questione dell'abbraccio, che anche ti dà un'idea proprio di condivisione fisica di una determinata cosa, è sbagliato nell'ambito di un tema così importante. Attenzione, di una sentenza che non è una sentenza assolutoria, è una sentenza di mancata condanna per assenza di prove. Lui doveva mi esimerò dall'abbracciare Acerbi quando lo vedrò. Ma lui deve abbracciare Juan Jesus. Esatto. Non Acerbi. Sì, ma dato che se dici abbraccerò Juan Jesus, stai dicendo che puoi alludere al fatto che anche tu pensi che abbia subito qualcosa? Scusa, ma... Non abbracciare nessuno. Ma guarda, doveva fermarsi. Condivido la sentenza, punto, basta. Basta, cioè... Fine. No, qui dove dice corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema, punto, ma basta. Poi esistono principi che devono essere rispettati, altrimenti corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema. I principi, in realtà, i principi del diritto sportivo sono esattamente diversi da quelli che esprime questa sentenza. Tra l'altro. Lui il principio è l'accettazione della sentenza, di quel principio lì parla. Quello non è che salta l'ordinamento, quello salta l'ordinamento generale, non è solo giuridico, sportivo, ma è... Abbiamo visto giudici sugli stessi temi e sulle stesse, sulle stesse leggi agire e interpretare in modo diverso. Torsello e Mastrandrea, per esempio. Torsello, o Mastrandrea su due vicende diverse, Conte e quella di Acerbi. Per semplificarla molto e renderla fruibile a tutti. Nell'ambito del diritto sportivo sappiamo che c'è la presunzione di colpevolezza. Certo. A differenza del diritto ordinario dove c'è la presunzione di innocenza. Sei tu che devi dimostrare. In questa sentenza hanno applicato il principio di non colpevolezza nell'ambito del diritto sportivo. È la prima volta che succede. Tra l'altro, proprio per rispetto, ragionando con i suoi legali, Juan Jesus, abbiamo appreso una giornata odierna, proprio per rispetto della famosa clausola compromissoria, che è una clausola che ormai tutti conosciamo, no? Quella per cui sulle questioni sportive, la sto facendo breve, non si può andare alla giustizia ordinaria, ma si deve rimanere nell'ambito della giustizia sportiva. Proprio per questo motivo, l'indiscrezione di ieri, secondo la quale Juan Jesus stesse valutando la possibilità di denunciare penalmente Acerbi, quindi al di fuori dell'ordinamento sportivo... È la clausola compromissoria. Non lo puoi fare. Avrebbe dovuto richiedere una deroga alla FIGC per eventualmente muoversi in ambito ordinario. Ma ha detto che non lo farà. Ma Michael, lui è stato bravissimo, cioè Juan Jesus veramente in questa vicenda qua non gli puoi dare mezzo appunto, perché è stato bravo, è stato educato, si è espresso bene, non ha voluto infierire, non riesci a trovargli un difetto nella gestione di questa cosa, se non quella di non aver voluto infierire, perché tra l'altro anche, ritornando all'articolo della Gazzetta commentato poi dal suo procuratore, è anche brutto il fatto che non parla bene l'italiano e si è presentato senza avvocato, non è vero, Juan Jesus si è espresso in modo perfetto.
educato e poi parla molto bene italiano, perché in Italia ormai da 7-8 anni, perché giocava prima nell'Inter, poi se non sbaglio, ma non ne ha giocato anche alla Roma. Nella Roma, Inter, alla Roma, Napoli. Quindi cosa gli vuoi dire? Gli vuoi dire soltanto bravo gli si può dire a sto ragazzo in questa situazione. Purtroppo nella vita certe volte dice essere troppo bravi si paga. Sì, a volte si dice per soprattutto nel calcio, no? Il mondo del calcio è così, più bravo sei e più male te la prendi, ecco, per usare termini, per edulcorare un po' una terminologia che va forse peggio. Piuttosto che più male, no? Non sei d'accordo? Sì, no, è certo, io l'ho detta proprio alla buona, tralasciando quelle che sono le regole grammaticali. Senti, Massimo, riparto da te e poi chiudiamo il grande tema dopo la pubblicità. No, io ho sentito il gessetto sulla... Cosa dici? Più male, capito? Eh no, certo. Vabbè, io sono felice di averti lì perché so che al minimo errore almeno io posso correggermi subito, no? No, che... ma anche l'avvocato è stato, dico bene o no, l'ho visto la faccia, vabbè, ha lasciato correre, come... Anche tu mi vorrei dire no, non avevo sentito più peggio, onestamente, mai. No, ho detto più male. Ah, più ok. Male. Ma è perché edulcorare, no, quel concetto non era facilissimo. Veniva in mente dei proverbi un po' scurrili, abbiamo cercato assolutamente da tralasciare. Tra poco ripartiamo e chiudiamo il cerchio. Sì. Sei come Orsato, hai sentito la tensione, hai sentito la pressione su di te, perché ci mancherebbe che tu non sapessi. Sì, perché io ti ho qua in bassa frequenza. Tu non mi vedi sempre, ma io ti vedo sempre, quindi io sono sempre in tensione. No, chiudiamo il cerchio e poi andiamo su un altro fatto purtroppo molto triste vai. Che ci riguarda, ovvero quello di Sandro Tonali. Avremo anche un esperto che ci chiarirà le ultime vicende, ma chiudiamo solo il tema con altre dichiarazioni che commentiamo insieme a rientro dalla pubblicità tra poco. Bene, rieccoci. Allora, ultime dichiarazioni che vi volevo leggere sono queste, così completiamo il cerchio. Abbiamo sentito il ministro dello sport, abbiamo sentito Gravina, sentiamo anche Casini, che è Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. L'opinione cambia in base al punto di vista, dice Casini. Da quello tecnico-giuridico la sentenza segue un percorso. Devo dire però che le posizioni di perplessità esposte dal Napoli sono condivisibili. Quelle iniziative, si intende contro il razzismo, sono della Lega che è vittima di questa situazione, non attrice. Prendersela con la Lega non è corretto, ma le posizioni del Napoli e del giocatore sono comprensibili. Beh, qui finalmente vedo una dichiarazione che tiene in conto il Napoli e Juan Jesus, finalmente. E in effetti quello che dice il presidente Casini ci sta, nel senso che la Lega fa iniziative, lancia valori, si ispira, se poi però... Non c'è riscontro. Non toccava alla Lega Serie A decidere se Acerbi doveva essere sanzionato o no, o se la partita doveva essere sospesa o no. Tocca all'arbitro e al giudice sportivo. Quindi queste onestamente sono dichiarazioni nelle quali... Ma non avrebbe dovuto più difendere l'iniziativa, dato che anche è vero che siamo in un momento però... anche di divergenze tra Lega e FIGC. Non dimentichiamo però... che a proposito di lotta di potere politico eccetera, siamo anche in un periodo dove Lega e FIGC non se le stanno mandando a però mi e sembra che sia una vuol diventare una Lega come in Inghilterra. Esatto. Però mi sembra che questa la sentenza che abbiamo appena quella di Acerbi così e Juan Jesus sia così oggettiva. Capisci? Sia talmente oggettiva. Ma perché Casini difende la sua iniziativa? Beh, però ma perché ha capito che questa è una sentenza che insomma qualche buco ce l'ha, però riesce a celare questo disappunto con eleganza dal mio punto di vista. Quindi ecco perché poi non difende, perché in questo caso, esatto, come dice Mauro, bravo, sottolinea il fatto che qui finalmente si parla di...
Juan Jesus e Napoli. È vero, però no. Dovrebbero essere iniziative queste, le vediamo, le abbiamo viste e le rivediamo. Quella del keep racing smout, che Juan Jesus prima mostra ad Acerbi, come dire, ricordati cosa hai sul braccio, e poi lo fa vedere anche all'arbitro. Noi abbiamo questi due fermi immagine tra le tante immagini. Anzi, Juan Jesus, facendola vedere sia all'arbitro che ad Acerbi, mostra di crederci in quella cosa lì. Esatto. Gli dà valore, cioè... Certo. Proprio perché è così c'ha importante questa giornata, succedono queste cose. Questo è il tema sollevato da Juan Jesus. Certo, sì. No, però lui in realtà, l'iniziativa la difende, Michael. Certo, non sbraitando, però lui dice l'iniziativa è buona. Comprendiamo che questa vicenda sia un po' in controtendenza rispetto all'iniziativa, però noi siamo persone offese sostanzialmente, dice, da queste situazioni, perché noi sosteniamo la lotta al razzismo e quindi queste situazioni non ci sono favorevoli. Quindi in realtà lui difende l'iniziativa, e secondo me anch'io, ecco, questa è l'unica dichiarazione probabilmente degli organi politici del calcio italiano che sono mi piace, d'accordissimo, perché è una dichiarazione diciamo prende in considerazione tutte le parti e tutela anche ma soprattutto l'iniziativa della Lega, equidistante, soprattutto difende poi, Napoli e Juan Jesus. Lui sostanzialmente dice non è che le società possono boicottare questa iniziativa perché c'è stata una sentenza che è contraria, anche perché la sentenza, no, giustamente, dice come dice Mauro, non è che la facciamo né noi né la federazione. Lui dice un'altra cosa. Lui dice non siamo noi i responsabili della sentenza, di quello che è accaduto in campo e di quello che è successo dopo. Certo, perché lì c'è il giudice sportivo, cosa può farci? Secondo me, anzi, questa è una dichiarazione molto più politica delle altre che abbiamo sentito, perché anche quella di Abodi, sebbene il ministro sia un po' più distante rispetto al presidente della federazione, però io quando le istituzioni commentano provvedimenti di altre istituzioni resto sempre un po' perplesso. Secondo me bisogna essere queste tre dichiarazioni sono tutte molto diverse una dall'altra. Sì. Sono presidente l'ultima Gramino, secondo me Modi la più pertinente e presidente Casini sono tre dichiarazioni molto diverse. Sì. L'ultima secondo me è la più pertinente. Sì, secondo me cui, ovviamente. Possiamo dire che è quello di cui non avevamo secondo bisogno. Me. Cioè se già è stato così molto divisivo molto divisiva la sentenza, almeno ci aspettavamo che gli organi supremi del nostro calcio fossero d'accordo tra loro. No, essere d'accordo con Gravina sarebbe stato difficile una sentenza così su un modo di procedere così della giustizia sportiva non puoi trovare unanimità e infatti non c'è, però col politichese si può trovare unanimità. Ma il politichese in questi casi vuol dire tagliare, Michael, vuol dire il politichese in questi casi deve essere di no comment. Le sentenze vanno rispettate, la politica contro il razzismo è una politica che noi combatteremo non solo nel calcio, in tutti gli sport e nella vita di tutti i giorni, punto. Basta. Con parole diverse, cambiando l'ordine dei vocaboli, dicevano tutti e tre questa cosa qui e non stavamo neanche qui a discutere. Ma certo, perché dovunque poi tu ti schieri perché vai. Sarebbero state dichiarazioni talmente banali da prenderne atto. Ma insomma il presidente Gravina parla di Acerbi, il ministro Abodi solleva dubbi, il presidente di Lega parla di Juan Jesus. Esatto. Sono tre cose molto diverse. Uno parla di Acerbi, uno del Napoli. Non so se Massimo Franchi condivide la lettura positiva. Sì, assolutamente, condivido assolutamente. Il presidente della Lega, è chiaro Mauro, non è che decide lui, è evidente, però ci è rimasto male anche lui perché... Ovviamente il Napoli si è chiuso a riccio e ha detto no, noi faremo le nostre iniziative a titolo personale e non collaboreremo più con la Lega Nazionale, cioè per le iniziative antirazzismo, no? E quindi ovviamente il presidente della Lega Nazionale Calcio difende i propri interessi e a lui dispiace molto che il Napoli per il momento, no? Perché poi si sa la diplomazia, il tempo... Però per il momento il Napoli ha detto ve le fate voi, noi non le facciamo più. Non è simpatico. Questo Mastandrea ha creato danni da tutte le parti. Io dico, guarda cosa ti dico, caro avvocato, certo col senno di poi, per l'amor del cielo.
ma non poteva dargli una, almeno una, senza squalificarlo, perché diciamo ok, no, io sarei stato per la squalifica, diciamo senza squalificarlo, poteva dargli una bella ammenda, ma forte, una grande ammenda, purtroppo, 100.000 euro minimo, no? Purtroppo, dai, l'ammenda, no, almeno, ecco, però poi lui gioca, farà gli europei, non lo so, ma 100.000 euro, dico, per di no, boh, o trovare, trovare dei metodi alternativi del tipo, dato che stiamo per affrontare il tema Tonali, nell'ambito delle scommesse la pena è stata ridotta a fronte di iniziative. Sì, però, però devono essere comunque tutte sanzioni che devono avere una cornice giuridica. Purtroppo l'ammenda non è prevista, quindi se no non ci possiamo inventare. Non c'era l'escamotage, no, così come non c'era, si è parlato in questo. C'è stato un certo periodo in cui si parlava, appunto, l'accennava anche prima Beppe, del poter derubricare la cosa a condotta gravemente antisportiva. Sì. Però si è visto che non era proprio possibile farlo dal punto sarebbe di vista una toppa, no, una forzatura. Vabbè, peggio del buco. Lasciamo il tribunale italiano di Acerbi e per Acerbi, Juan Jesus. Andiamo al tribunale inglese, dai, dato che... Però riguardiamo sempre, ci riguarda sempre. Chissà come mai. Centriamo sempre noi, siamo sempre nei premi, tra pochissimo. Italians do it better, si dice, no? Italiani. Un esperto di diritto sportivo è l'avvocato Roberto Feltra, che ci darà un quadro più chiaro di quanto accaduto oggi a Tonali, un intervento shock davvero della Football Association, dell'FA, inglese, per quanto riguarda la vicenda scommessa, tra poco.